Buongiorno a tutti, bentrovati. Oggi andremo a fondo su due specifiche domande che mi sono state fatte da un vostro compagno di classe riguardo al software After Effects per l'esercitazione di cui vi state occupando in questo periodo. In realtà le domande sono due. Vediamo la prima. È possibile far comparire un oggetto fermo facendoci passare sopra un oggetto in movimento? E se sì, come si fa? Naturalmente è possibile, vediamo subito come fare. Andiamo! Rispondiamo dunque alla prima domanda, cioè come far comparire un oggetto al passaggio di un altro oggetto. La prima cosa che facciamo, come al solito, è creare una nuova composizione, la facciamo durare 10 secondi, sempre background nero, frequenza fotogrammi 25, pixel quadrati 1920x1080 e iniziamo. Allora, direi che l'elemento da far rivelare potrebbe essere la scritta ciao a tutti e centriamo all'interno della mia composizione. Molto bene, a questo punto possiamo, che ne so, creare un cerchio, anzi una stella, dai. Ecco qua, una stella di questo tipo, con un riempimento di un allegro giallo. Mi assicuro che il punto di ancoraggio sia al centro del contenuto del livello. Molto bene. Allora diciamo questo, che facciamo partire la stella da fuori campo e ne segnaliamo la posizione con opportuno keyframe, dopodiché la facciamo passare attraverso la composizione. Notate come per tenere la traiettoria perfettamente dritta tengo premuto il tasto maiuscolo o shift. E facciamo uscire la stella, vediamo se l'ho fatta sufficientemente veloce. Sì, direi che ci siamo. Per aggiungere un po' di pepe possiamo anche aggiungere una lieve rotazione, sempre con opportuni keyframe. Facciamo fare due rotazioni complete. Bene. Questo qui è il risultato. Potremmo esserci. A questo punto cosa possiamo fare? Andiamo sul layer ciao a tutti e ne creiamo una precomposizione, avendo cura che sia selezionato il secondo selettore. A questo punto non ho più il testo reale all'interno della composizione, perché se voglio modificare il testo reale devo andare all'interno della precomposizione ed eccolo qua. Torno quindi nella composizione principale. E su questo livello precomposizione applico una maschera tramite lo strumento rettangolo. Una maschera che inizia, diciamo, qui, in questo modo qui. Vedete che mi compare sotto alla composizione, alla precomposizione con l'elemento, mi compare appunto la maschera che ho appena disegnato. Se vado a esplodere questo menu, trovo tracciato maschera. In questo caso qua posso applicare un keyframe in questo specifico momento in cui voglio che la maschera sia di questa dimensione qua. Vado avanti. Ecco, diciamo che a questo punto io voglio che questa stessa maschera segua la mia stella. Attenzione che potrei aver già fatto un pasticcio, nel senso che nel primo keyframe evidentemente ho nascosto il ciao, eccoci, la C di ciao. Vedete, ho fatto questa specie di piccolo pasticcio, per cui posso, ecco, ancora andare a modificare il tracciato della maschera. E adesso keyframe dopo keyframe aggiusto velocemente il mio risultato finale. Ho utilizzato solamente 3 keyframe, potevo tranquillamente utilizzarne di meno, soltanto 2, anzi se ho fortuna posso effettivamente anche togliere il keyframe di mezzo. Eccoci qua. Se non ho fortuna, posso tranquillamente aggiungere keyframe intermedi e strada facendo posso andare a modificare la forma
della mia maschera, sempre basandomi sui keyframe applicati a tracciato maschera. Il risultato finale evidentemente è questo. Ecco, vedete, attenzione, ho di nuovo pasticciato, quindi devo fare in modo che nella prima parte della transizione, cioè prima che la stella passi, la maschera sostanzialmente sia nulla. Per fare questo cosa faccio? Mi posiziono nel primo keyframe che ho messo, tramite il menu anteprima indietreggio di un singolo fotogramma e posso tranquillamente appiattire in questo modo qua la mia maschera. Ecco. Si è creato naturalmente un nuovo keyframe qui sotto e come dicevo il risultato finale è questo. Un piccolo pro trick in generale: se io ho intenzione di spostare l'intera maschera che ho fatto, clicco su maschera, ovviamente avendo cura di scegliere lo strumento selezione, e posso spostare l'intera maschera. Se invece ho intenzione di spostare i singoli vertici della maschera, devo cliccare sul livello e solo dopo riesco a modificare i singoli vertici. Spero di esservi stato utile, passiamo magari alla seconda domanda. La seconda domanda invece dice: vorremmo fare in modo che un rettangolo si trasformasse in un punto di domanda e non abbiamo idea se sia possibile o no. Non ne ho idea nemmeno io, per cui proviamo. Adesso rispondiamo alla seconda domanda, ovvero sia come trasformare un punto di domanda, scusate, come trasformare un rettangolo in un punto di domanda. Partiamo col dire che non ne ho idea, ho in mente una strada, potrebbe non essere la strada più facile, potrebbe non essere la più efficace, però è l'unica strada che mi viene in mente e come dico sempre, si fa quel che si può con quello che si ha, per cui dai che iniziamo. Per prima cosa mi disegno il mio bel punto di domanda. Eccolo qua, scelgo una font che faccia sì che il mio punto di domanda qui sotto abbia un quadrato invece che un cerchio come punto. Dopodiché, come ho fatto prima, faccio in modo che il punto di ancoraggio sia al centro del contenuto del mio livello punto di domanda, in modo che io possa più agevolmente centrarlo all'interno della composizione. A questo punto direi questo. Clicco sul livello punto di domanda, vado sul menu livello e seleziono traccia automatica. Faccio ok, in questo modo qua il computer mi ha trasformato il punto di domanda che ancora rimane qui ma posso disattivarlo, mi ha trasformato il contenuto del livello in un tracciato sostanzialmente, quindi costituito da due maschere, come potete vedere, ciascuna maschera costituita a sua volta da più punti. La prima cosa che vi consiglio di fare, evidentemente, è di togliere più punti possibile, altrimenti poi diventate pazzi per cercare di animare il tutto. Per cui vedete, clicco e con il tasto backspace o canc vado a togliere tutti i vertici che non mi sono strettamente fondamentali. Come avrete capito, poi ogni singolo vertice deve essere mosso manualmente. Per cui anche a costo che non sia più riconoscibile la font di partenza, decido di ridurre al minimo i vertici a mia disposizione. Davvero, probabilmente qualche collega grafico o qualcuno di voi che è particolarmente legato al mondo delle font si starà mordendo forte forte le mani per l'abominio che sto compiendo in questo momento, però evidentemente mi interessa che capiate molto di più il procedimento che non garantire la bellezza effettiva del risultato finale. Qui va bene, ecco, anche qui ci sono un sacco di punti, sono decisamente troppi. In sostanza faccio una bella pulizia del tracciato. Qualcuno potrebbe dire: ma non posso farlo ad esempio ritracciandomi da Illustrator un punto di domanda con tutti i punti di ancoraggio che mi pare a me e faccio le cose con più precisione? La risposta è assolutamente sì. Io qui sto lavorando soltanto in After, ma voi siete liberissimi di elaborare il tracciato con Illustrator e solo in un secondo momento fare la copia del tracciato e incollarla su un mascherino colorato qui in After Effects in modo che diventi una traccia.
Il risultato, ripeto, è assolutamente equivalente e ripeto anche che mi interessa molto di più far vedere il procedimento piuttosto che garantire l'effettiva pulizia e bellezza del risultato finale. Ora abbiamo quindi delle maschere pulite, qui avrò una dozzina immagino di punti e nella maschera 2 addirittura ne ho soltanto 4. E questo spiega il motivo per cui volevo un quadrato e non un cerchio sul punto effettivo di domanda. Allora vado sulla maschera 1 e vedo che è già attivo il keyframe di tracciato maschera. Lo stesso che ho usato poco fa. Questo tracciato lo sposto in avanti perché in realtà sarà il punto di arrivo del mio tracciato, non il punto di partenza. Poi farò lo stesso identico procedimento anche per la maschera 2, ma per adesso focalizziamoci sulla maschera 1. Vado indietro di qualche secondo e con pazienza, che a volte non basta, posso anche fare visualizza righelli. E tracciarmi delle guide per essere più preciso nel disegno del mio rettangolo. Ok, facciamo che, ecco, questo è il rettangolo di partenza. Bene, adesso con tutta la pazienza del mondo vado a spostare ogni singolo vertice. Sulle linee guida. Poi diamo un'occhiata a come modificare questi vertici in modo che se ne stiano buoni e non siano curvati. Intanto, vedete, After Effects mi viene in aiuto con l'effetto calamita. Eccoci qua. Allora, se io voglio modificare questo tipo di vertici e fare in modo che non curvino, l'ideale è andare al di sotto dello strumento penna e andare su strumento converti vertice e fare questo. Qual è il problema? Che non sono sicuro che poi durante la transizione questo non mi crei dei malfunzionamenti della transizione. È una cosa che lascio provare a voi. Per il momento mi tengo i vertici curvi e semmai cerco di girare le maniglie per fare in modo di appianare le curve piuttosto che eliminarle. Ma ripeto ancora una volta, preferisco di gran lunga farvi vedere il procedimento che non farvi vedere la raffinatezza tecnica. Vediamo un primo risultato quale può essere. Eccoci qua. Se adesso faccio la stessa identica cosa con la seconda maschera, quindi espando anche la maschera 2, porto questo keyframe al punto di arrivo, quindi allineato con il punto di arrivo della prima maschera e nel punto di partenza faccio la stessa cosa. Voi direte perché mi sta scomparendo tutto quanto quando sovrappongo le due maschere? Perché questo dipende dal tipo di elaborazione tracciato che mettete, che selezionate dalla maschera da 2 in poi. In questo caso c'è differenza, ma possiamo fare aggiungi, per esempio. In qualche modo simile agli operatori di opacità che trovate sui livelli di Photoshop. Bene, a questo punto posso, come piace tanto a me, selezionare tutti i keyframe, fare assistente fotogramma chiave, regolazione automatica, spolvero un pochino il tutto di motion blur per la gioia dei miei amici grafici che mi dicono che il motion blur è passato di moda da almeno un decennio, ed ecco il mio risultato. Si poteva far di meglio? Probabilmente sì. Si poteva far di peggio? Anche questo probabilmente sì. È un input che vi do, vediamo se riuscite a fare di meglio voi stessi, d'accordo? Bene ragazzi, spero di essere stato utile, grazie per avermi seguito. Scrivetemi commenti se volete su questo video nell'area commenti e o se avete altre domande non esitate a farvi vivi in qualche modo, con qualche mezzo, in qualche dove, in qualche come. Ciao!